tutti allora buongiorno fragoline e buongiorno fragolini allora um, questo è un vlog come ovviamente leggete dal titolo uh, e sì ovviamente è inutile che, che lo dico perché l'ho messo come titolo uh, l'operazione um, si fa per cui sono andata a fare la visita a mercoledì alle al 5, eh, che praticamente è una visita mh, di un dottore privato, chirurgico in poche parole. L'ospedale, eh, diciamo che dovrò fare l'operazione. Eh, non è quello che sono andata l'altra volta al pronto soccorso ma è un altro dove praticamente questo dottore ehm, questo medico chirurgico praticamente è un, è un migliore dottore mh, che opera in poche parole eh, volevo aggiornarvi eh, in breve di, di quello che mh, succederà e e voglio già, diciamo, non voglio dirvi tutto, tutto, tutto perché voglio che qualcosa resta privato, sinceramente. Per cui io vi spiego solo le cose più o meno che ci c'è da sapere, ma mh, ho, cioè, ho preso questa decisione di eh, spiegarvi che cosa succederà, ma eh, appunto non dirò tutto allora, lo voglio dire qui. Perché mh, su, su Instagram avevo pensato di non dirlo, di, di dirlo qua subito su YouTube. Perché, mh, prima di tutto, non mi piace il comportamento delle persone, che hanno avuto anche nei miei confronti. Sinceramente, di alcune persone che mi seguono su Instagram. Per cui, eh, dato che YouTube è molto diverso che Instagram, come. Cioè, come voglio mh, farvi capire, io preferisco 100 volte YouTube che Instagram. Io sono su Instagram, ma... Cioè, perché, vabbè, seguo le youtuber e altre persone, ma se era per me, sinceramente, non lo facevo neanche. Vabbè, a, a prescindere da questo, ehm, appunto, volevo aggiornarvi qui, dirvelo qui, e chi ovviamente vuole sapere la mia situazione, chi gli interessa, perché mi segue da tanto, perché ormai siamo diventati amici virtuali su YouTube, su Instagram, ehm, ovviamente voglio aggiornarvi per chi è interessato, per chi non è interessato, chiudo il video, chi si è visto, si è visto, non me ne frega, perché appunto io ho fatto delle belle amicizie su YouTube specialmente e dato che Uh, mi scrivo anche in privato con queste persone e ringrazio veramente tanto alle persone che mi hanno scritto in privato grazie, che ogni giorno mi mandavate messaggi in privato dicendomi come stavo, se tutto um, cioè, se stavo bene, eccetera. Per cui grazie, ehm, iniziamo a dirvi che uh, dopo aver fatto la visita, il dottore mi ha detto che è un'operazione rischiosa perché i, quello che ho io, in poche parole, si trova vicino al fegato. Dato che ce l'ho infiammato, non tanto infiammato, ma uh, un pochettino infiammato, è leggermente abbastanza grande questo calcolo, allora, si chiama calcolo uh, bilaterale da quello che mi hanno detto. E, è un'operazione diciamo, un, un po' rischiosa e dato che è ancora eh, infiammato non mi possono operare in questi mesi, in, questi, diciamo, in queste settimane. Io pensavo che mi operavano in queste settimane e invece se ne parlerà tra due mesi. Uno, perché per una settimana, adesso non so quando vedete questo video perché. Uh, adesso sto cercando di pubblicare un video a settimana, vedere com'è la situazione e in più anche per il lavoro. E, um, per cui io sto parlando <ride> prima. Voi vedete dopo questo video, per cui calcolate il, uh, il dopo, cioè il, il prima. Vabbè, mm, avete capito. E, um, e niente, l'operazione eh, mi ha detto uh, che prima devo fare questa una settimana di, di antibiotico che sono che l'antibiotico serve per uccidere i, i virus e, e far sì che l'infiammazione non, non c'è più in poche parole e, e allora alla fine mi hanno detto che devo prendere per una settimana queste, queste pastiglie e Uh, se il dolore aumenta, se il dolore mi fa male, mi ha dato altre pastiglie per il dolore, non so quanto, quanto funzioneranno perché io non sopporto i dolori e questo è un dolore che non, non vi auguro di averlo. Uh, specialmente questa cosa qua che mi è successo a me, e, e niente. Mi è, tra due mesi dal 10 di gennaio quando l'infiammazione passa si sistema tutto um, ovviamente non posso mangiare più le cose come prima per cui per almeno tre mesi non potrò mangiare più le stesse cose che mangiavo prima cioè i dolci le cose grasse l'affettato um, in poche parole <ride> per farvi breve mi ho messo uh, a dieta ma per il fatto che ho questa cosa dentro cioè non perché Mm, mi devo mettere a dieta perché poi alla fine io devo solo perdere quei 2-3 kg mi ha detto di perdere, non è che devo perdere chissà cosa poi a prescindere da questo io non mostro quasi mai il mio, il mio fisico su nel video ogni tanto, ma non ho mai mostrato il mio fisico tranne ovviamente fino a... Basso, qua sotto, per cui voi non potete giudicare me se sono grassa, se sono, se sono obesa, se sono cioè voi non potete giudicarmi, no, se non mi conoscete. Tantomeno eh, sul mio fisico perché non, voi non sapete niente, specialmente se guardate un video che non mi conoscete, non sapete niente di me, specialmente il mio fisico. Per cui eh, voglio precisare anche questo perché ho ricevuto dei cattivi commenti nel vlog che ho fatto quello del pronto soccorso o non mi ricordo se era la casa boh, eh, che una, una ragazza che di sicuro avrà, aveva 10 anni eh, aveva perché l'ho bloccato l'ho eliminata eh, via dicendo ma comunque vorrei precisare questo che non voglio sentire altri commenti del genere perché è la mia vita decido io quello che devo fare e ovviamente il mio corpo non dovete essere voi a dirmi se devo dimagrire, se devo perdere il peso, primo. Per cui fatevi gli affari, puntini, puntini vostri. <ride> Grazie. Io lo dico perché, ehm, appunto, non voglio ricevere altri commenti di questo genere, dato che, per colpa di questa persona, il giorno dopo, poi, io sono stata anche male, perché, se no non mi veniva questa cosa qua, per cui io do anche le, la colpa a persone che parlano, parlano sotto in un video, non sapendo un cavolo, in poche parole, comunque, niente, questo, in poche parole, è quello che vi ho, vi ho spiegato, che a gennaio farò l'operazione, eh, per cui cioè, adesso cercherò di fare dei video in più, Già registrati per gennaio, sì ok che ora di gennaio, vabbè ce ne vuole, però a dicembre mi metterò già a registrare i video per gennaio così almeno eh, avete qualche video, almeno un video a settimana lo avete a gennaio così almeno il canale non resta diciamo vuoto, in poche parole perché non, non mi piace il canale, il canale vuoto. E appunto, dato che sarò eh, almeno un giorno, barra due giorni in ospedale, per il fatto che devo poi riprendermi durante l'operazione, mi ha detto che l'operazione, in poche parole, mi fanno un taglio nell'ombelico, mi fanno altri tre tagli eh, nel parte della pancia, eh, prenderanno questo sacchetto che lo chiamano così loro, un sacchetto. Eh, diciamo, lo, lo estraggono dal, dal mio corpo e, e me lo tirano via, in poche parole. Per cui è un po' rischiosa l'operazione perché giustamente io ce l'ho vicino al fegato. Non è una situazione tanto così, così. E in più, appunto, mm, eh, cioè, io dico già che sono un po' preoccupata, un po' agitata. Molta paura ce l'ho perché c'è uno che dice l'operazione. Ok, che ci sono dei medici bravissimi che operano bene, però appunto io sono una che, durante... cioè, se sento operazioni così, non è facile. Per cui è una, una situazione un po' delicata e sono un po' leggermente preoccupata, un po' così, così. Però vabbè, ehm, a prescindere da questo. Aspetteremo a gennaio, per cui almeno una settimana starò di riposo, in senso che sono due giorni in ospedale, che bello, non vedevo l'ora, e poi una settimana, no neanche una settimana, tre giorni mi lasceranno in casa senza muovermi sul letto, non facendo niente, ovviamente perderò altri giorni, diciamo, di lavoro. Però vabbè, spero che questa situazione si risolva presto e spero che il dolore in questi giorni, in questi mesi non ce l'ho più, spero a parte che adesso inizia un po' a farmi male, ma leggermente non tanto come prima. Però qualche dolore lo sento ancora e c'è perché è infiammato e c'è. E niente, per cui sarà un po' difficile fare tante cose, specialmente nei video. Per cui molte cose credo che non le farò e li salterò un po' perché volevo fare altri video diversi altri video belli ma poi succede sempre l'imprevisto e niente volevo avvisarvi di questo e per cui allora io i mukbang non l'ho mai fatti ce l'ho fatti solo due o tre volte direi che fino all'anno prossimo fino a marzo non le farò per cui non potrò ovviamente mangiare quello che voglio non farò i mukbang che credo che a molte persone piacciono e niente, nei vlog non vedete per il momento le ricette, per cui sto però le ricette che faccio ogni volta sul canale, ma appunto, almeno che si tratta di pasta, così, allora ci sta. Ma dato che io faccio sempre dolci, faccio queste cose qua, ho, ho deciso di non farle appunto perché non posso mangiarle fino a gennaio, fino a, fino a febbraio più o meno. E dato che ho ancora questo coso dentro di me, io, lo, lo, io dico così, ehm, per cui non posso permettermi adesso di mangiare queste cose qua. E tantomeno eh, per farvi capire, adesso che arriverà Natale, mi hanno sconsigliato di mangiare panettone, pandoro, eh, cose che ovviamente tipo le feste di Natale in famiglia, così io devo stare attenta e non mangiare cose che fanno male tipo il grasso, eccetera. Per cui sarà una bella battaglia, un po' difficile da superare. Ma spero di, di riuscirci. E niente, credo che forse il mio, il mio corpo cambierà un bel po'. E niente. Comunque, queste sono quello che più o meno in breve vi ho, vi ho spiegato. E ehm, volevo già avvisare voi. Per chi, ovviamente, mi ha scritto, così almeno già, lo dico qua. E non lo dico in privato, non lo dico su, su diciamo su Instagram perché non voglio che cioè, avviso gli altri su Instagram, per poi dopo persone leggono e chi se ne frega, però le storie le guardano però mi seguono. Però neanche un commentino con scritto come stai zero. E a me le persone che fanno così non è che siano tanto educate, specialmente se tu mi segui. Allora cosa mi segue fa? C'è, boh, non lo so, comunque, vabbè, eh, ci sono certi che riesci a, diciamo, essere amico an anche virtualmente e c'è chi invece della tua amicizia non gliene frega niente, anche se ti seguono su, su Instagram oppure ovviamente su, su YouTube. Comunque, vabbè, questo è quello che penso io e quello che succede a me, in poche parole, su Instagram. E anche ogni, anche ogni tanto anche su YouTube. Allora, ho parlato anche fin troppo, ovviamente. Questo vlog durerà un pochettino, un po' di più perché 15 minuti che parlo, parlo. Mamma mia, io non, poi alla fine non, arri non arrivo mai al sodo, ma vabbè almeno un, un vlog concedetemi almeno lungo lungo tanto alla fine poi eh, metterò tutti i vlog tutti se ci sono video molto più lunghi che superano i 20 minuti eccetera li metterò una volta a settimana così almeno state più tranquilli che guardate almeno tutto il video e non dovete guardare almeno 300 video che io pubblico per cui niente, la programmazione resterà sempre così, per il momento uh, farò un video settimana, se riesco ne caricherò due, se riesco. Ma dato che mi devo preparare altri video per poi in, uh, in appunto, dicembre e gennaio, dovrò capire più o meno che cosa fare di, di video e... È un, sono dei mesi un po' particolari, un po' diversi, un po' strani per me, per cui sono un po' rimbambita diciamo di quello che è successo, di quello che mi sta succedendo. Per cui ok che non è una cosa grave che si risolve, ma è la mia prima volta. Non sono mai stata male in vita mia, non mi è mai successo mai niente, sono sempre stata bene e dopo aver saputo questa cosa ed è successo questa cosa qua all'improvviso. Ci sono rimasta veramente male perché io sono anche uno un po' fifona, un po' paura, specialmente se uno si deve operare o l'ospedale perché l'ospedale è ancora peggio. Però vabbè, detto questo, io continuo il vlog, vedetelo tutto per chi ovviamente gli interessa e chi vuole vedere i miei vlog. E niente, ci vediamo stasera, o ci vediamo, non lo so, comunque adesso vedo se metterlo sabato questo vlog oppure martedì mi organizzo e poi vediamo perché io poi da stasera inizio tornerò a lavorare e incrociamo le dita che non, non ho dolore perché sarà un po' difficile lavorare con il dolore niente ci vediamo dopo e continuo a fare il vlog per cui scusate se questo vlog durerà l'eternità ma sono fatta così però mh, grazie per chi lo vede fino in fondo lo vede tutto senza problemi per cui grazie anche se lo vedete a, spe a spezzettini in senso che un giorno vedete la 20 minuti un altro giorno ne vedete 40 altri 20 cioè a me fa lo stesso piacere l'importante è che lo vedete tutto il video ovviamente non faccio 40 minuti di video perché mi sparo io poi dopo a montarlo e a caricarlo per cui, no, non è di 20 cioè non È di 40 minuti il video, ma sarà di meno. Sperando di riuscirci. Vedetemi un vlog un po', diciamo, lungo, dato che da un bel po' che non li faccio. E niente. Ci vediamo dopo. E continuo in questo vlog. Vediamo cosa, cosa faccio oggi. A dopo. Adesso. E adesso vedremo se funziona questo qua. Ho provato solo questo colore. Mi piaceva di più. Vi faccio vedere cosa ho comprato per il primo diciamo regalo. Per la nuova casa che è questo che è uscito da poco praticamente la master pro di carlo cracco è un robot da cucina wifi e vorrei fare l'unboxing così almeno vi faccio vedere e vi spiego più o meno che cosa, che cosa fa e che cosa c'è dentro nella scatola L'ho pagato 3,49 invece di 800 euro e, e niente. Questo è il mio nuovo regalo per la nuova casina, adesso farò il video e voi lo vedete giovedì. Spero. Che se riesco a farvelo vedere giovedì, comunque, il mio primo acquisto. Top. proiettore acceso e adesso ovviamente guardiamo. Allora, non guardo Netflix, ma guardo la TV perché eh, c'è Tu Sì che vales. Oggi è sabato e questo vlog sta diciamo andando a giorni. E niente, mi guardo Tu Sì che vales. Le bambine sono molto eccitate. Vogliono fare i piloti come il loro papà nel mio tendina allora in teoria se metti così che è buio si vede però dato che ho la luce è normale ok se non sentite la televisione e poi non si sa mai per il copyright mamma mia che faccia allora oggi è sabato io sto registrando uh, mh, praticamente le clip a giorni perché, sinceramente, non ho, avuto, non ho avuto tempo a finire questo vlog, per cui lo sto <ride> diciamo, sto registrando appunto, eh, ho registrato mercoledì, adesso mi sembra che poi ho fatto anche giovedì e comunque vabbè. Eh, L'acquisto l'abbiamo fatto venerdì, quello che vi ho fatto vedere per la nuova cucina per cui l'abbiamo acquistato venerdì, oggi siamo andati a Chip Garden. And perché volevo prendere la tazza di Natale ma non mi, è, non mi piaceva neanche una e poi ho comprato le luci che poi vi farò vedere nel vlog di Natale per cui vi ho fatto vedere solo quello che ho comprato ma non vi spoilerò come sono le luci ma vi assicuro che sono molto molto belli specialmente aver speso 11,50 euro forse ne vale, ne vale la pena allora, aspettate perché... Allora, non si vede niente. Sono in bagno. Scusate, ma sono in bagno. Non so come... Non posso neanche appoggiare... No, facciamo così. Sì, più o meno non posso appoggiarlo, ma mi fa male la mano. Sì, un po' bassa. Comunque, niente. Mh, volevo dirvi solo due cose. Allora, da... Martedì, che voi vedete questo video, inizieranno i video uh, a settimana. In senso che ho deciso di pubblicare due video a settimana, e una settimana ci saranno tre video pubblicati. Perché, dato che sto facendo. Cioè, non sto facendo, ho fatto tante, tanti video, ho già, ho già registrato tanti video in questo mese di dicembre. E non voglio che poi dopo eh, restano troppo vecchi per l'anno prossimo per cui vi metterò tutti i video che ho registrato nel mese di dicembre e le eh, ultime due settimane di, di novembre per cui ehm, voglio anche dirvi che ho mh, diciamo pensato di fare una settimana mh, di pausa che è la prima settimana di gennaio Per cui la prima settimana di gennaio farò la pausa eh, su YouTube Non pubblicherò i video per una settimana eh, Per il momento ho deciso così Anche se avevo detto che pubblicavo Cioè pubblicavo <ride> ehm, Non pubblicavo per tre settimane Però dato che eh, ho un bel po' di video registrati Allora vorrei appunto farvele vedere Così per l'anno prossimo ci saranno quelli nuovi ehm, in una, in, nella nuova casa, eccetera. Per cui, se vedete i video, è perché sono due settimane e una volta un sabato pubblicherò un video. Adesso ne farò altri nuovi. Me ne mancano forse tre o quattro da registrare. E tutti gli altri sono registrati, per cui voi vedete poi tutti i video che ho già registrato. E niente. Um, ho fatto un bel po' di cose, però non sono stata a registrare tutto. Poi, giustamente, quando ho registrato la clip dove parlavo mercoledì, mi sembra o giovedì, non mi ricordo. Um, in poche parole, sono ritornata a lavorare. No, ho registrato giovedì, per cui sono tre giorni di, di registrazione. E dato che so ho iniziato a lavorare, eh, non ho poi ripreso a fare il vlog. Uh, appunto che avevo altre cose nella testa e ho detto cavolo mi sono dimenticata di registrare il vlog infatti oggi siamo andati a, um, al negozio dove avete visto che c'erano un bel po' di cose di Natale l'unica cosa è che non ho trovato non mi, non mi piaceva la tazza che volevo perché dovrei fare una foto per Instagram e allora mi serve una tazza uh, molto carina diciamo per, uh, per il tè eccetera però vabbè Spero di riuscire a trovarla e niente. Per cui io vi saluto qua. Concludo il vlog, vado a vedere tu si che vales, mi, mi metto il pigiama perché sono, in, sono ho la maglietta di Gucci di Topolino, e, e niente, mi sta andando via la due voce, non so perché. Comunque, questo video è durato tanto perché ho deciso di farlo durare così e niente, spero che vi piacciono i vlog lunghi spero che vi tengo compagnia con questi vlog e detto questo io vi saluto noi ci vediamo ehm, giovedì con il nuovo video spero di riuscire a registrarlo e poi la prossima settimana perché sabato ovviamente non pubblico la prossima settimana ci saranno altri video martedì giovedì e poi vi dicendo io ho deciso così spero che la mia decisione eh, diciamo che eh, vi piace e che mh, siete contenti che sono riuscita a registrare i video per, per questa settimana. È stata un po' dura registrarli tutti, ma ce l'ho fatta. e Piano piano li monterò perché l'ho solo registrati, non l'ho ancora montati. Li devo montare eh, quando, ovviamente, dovrà, dovrebbero uscire in quel giorno. Per cui spero che vi piacciono tutti i video che ho fatto e niente noi ci vediamo al prossimo video che credo che sarà l'ultimo video o il secondo video non so prima di, prima di natale perché appunto l'ho registrati tutti questo è quello che sto facendo adesso va bene basta chiacchiere, <ride> è meglio che chiudo qua così meno vado a montare il vlog questo vlog domani lo monto e voi lo vedete martedì al prossimo video Ciao!